Ragazzi, buon voto day, sto registrando questo video subito dopo essere sopravvissuto al gioco col coniglietto che, se non sbaglio, si chiama Banzo Bunny, come prima delle tre famose sfide che dobbiamo fare per avere il codice del trenino e sconfiggere Mummy Long Legs. Il gioco per sé è carino, per carità, immagino come in quanto i bambini si potessero divertire a fare questa cosa incredibile. Sicuramente però loro non venivano schiacciati da Banzo Bunny, noi sì, perché siamo degli invasori a quanto pare. Abbiamo sbloccato la manina verde e ci eravamo fermati in questa specie di magazzino di giocattoli che sono stati riportati indietro perché facevano male ai bambini. Ad esempio il nostro eroe Owen the Oven, che è un forno che è stato ritirato dal commercio a quanto pare perché provocava ai bambini ustioni di terzo grado. Come ho già detto, questi giocattoli sembrano usciti dall'Hogwarts. Comunque, direi di partire. Play. Allora, adesso vi faremo l'odd di nuovo. Vediamo se mi ha salvato il coniglietto oppure devo rifare il gioco. Speriamo da notte, prego. Ok, oh, fantastico. Prima volta che nel capitolo 2 mi salva e ci ritroviamo esattamente dove ci siamo lasciati l'altra volta. Fantastico. Allora, eravamo arrivati proprio qua, che stavo commentando eroe Owen the Owen. Ok. Qui ci sono tutti questi giocattoli play care, va bene. Allora, Presky, ah, lui era Bron, no? Ok. Wanna hear a dino joke? Click once for the question, click again for the punchline. Ok, alza un po' il volume. Credo abbia fatto tipo una battuta sui dinosauri. What do you call a dino with one eye? Qual è il colmo per un dinosauro con un occhio solo? Do you think he saw us? Pensi che ci possa vedere? Ah, è una battuta perché c'è un dinosauro con occhio solo. Ok. What do you call a dinosaur who's a noisy sleeper? Come chiami un dinosauro che non ti fa dormire? A Tyrannosaurus. È molto spiritoso però, ok. What do you call the scariest dinosaur? Come chiameresti il dinosauro più spaventoso? E. Allora, io non so se questi cartelloni servono a farci capire anche la personalità di questi giocattoli. Cioè, se si capisce la personalità dei giocattoli da questi cartelloni, se Banzo Bunny era quello, sai, no, più gioioso che ti porti sempre alle feste, Bron è quello che non ti porteresti mai alle feste, perché è quello che fa le freddure più stupide e crea quelle atmosfere tendenti al cringe. Quindi Bron, va bene, ciao. Complimenti per le battute, comunque. Il dinosauro che dorme, il dinosauro che ti spaventa di più, va bene. Allora, facciamo un gioco, ragazzi. Sono sicuro che qui dentro ci sarà, nascosto proprio alla grande, uno dei trofei dorati. Chissà dove sta. E vabbè, forse qui ce lo perdiamo. Ora diamo un'occhiata. Un giocattolo di Mummy Long Legs. No, ti prego, fammelo vedere. Portiamolo un po' sotto la luce. Vabbè, non era giusto. Ma poi, scusami, ma se il giocattolo è così, perché lei è diventata così grande? Ha mangiato tanto? Boh. E questi sono tutti giocattoli piccoli. Ma ad esempio quel Banzo Bunny era grosso. Cioè, Mummy Long Legs è gigantesca, vedi come sono piccoli loro. Poi c'è qualche trattamento, non so, gli danno da mangiare tanti bambini, non lo so, e diventa il Banzo Bunny gigante, non lo so. Veramente, stessa cosa per Mummy Long Legs e per Huggy Wuggy. Va bene, veramente strano. Rejected, ok. Qui c'è un Huggy Wuggy veramente triste, madonna quanto è triste sto Huggy Wuggy. È più triste degli altri? Non erano così tristi gli altri Huggy Wuggy. Questo che è? Un coniglio palla? Questo che diavolo è? Sono degli Huggy Wuggy tipo dei festoni? Ah, ok, questo è stato tolto dal commercio perché ha avuto problemi con il colorante. Ah, infatti vedi, ci sta il colorante di Huggy, ok. Ok, quindi questi hanno avuto problemi con i colori, va bene. Questo invece? Barrel o Huggy? Ah, è il contrario, scusate, questi sono gli Huggy, questi qui. Questa è questa specie di palla coniglio, queste cose strane qua. Questo ha avuto problemi col colorante, credo. Quindi questo ha avuto di fatto problemi col colorante. Questi bambini si hanno provato a mangiarseli, vedete? I children hanno provato a mangiarseli pensando che fossero caramelle. Però il meglio è Owen the Owen per adesso, Qui sono un sacco di buchi botte. Sto cercando di non perdermi dialoghi importanti. Ok, qui si sale, ok. Questo è veramente inquietante. No, no, voglio... Aspetta, si vede benissimo. Aspetta. No! Vedi? Paga Pilat, avevamo sentito i dialoghi di questa creatura mostruosa che vi avevo detto che sembra Alessandro il Bruco in versione un po' più bella, è veramente orribile. Discolor, vedi, ci sono stati problemi pure con i coloranti, vedi? Assurda sta cosa. Attenzione, ora l'ho trovato! Finalmente sappiamo il nome del gatto ape? Come si chiama? No, no, vieni qua, dai, oh, qui c'è un sacco di roller. Cat P, ammazza, si chiama veramente il gatto ape? Questo vi ricordate, ragazzi, era pure lui nel primo episodio, fa parte pure lui della catena Swap.
quindi che li puoi smontare i pezzettini. Orange Robot Toy. Qual è Orange Robot Toy? Orange Robot Toy. Ah, questo l'abbiamo visto prima. Era quello là su, eccolo. Orange Robot Boy. Beh, perché dovrebbe essere tolto dal commercio? Ah, lui era il giocattolo che volevano fare al posto di Mammy. Cioè, prima è nato lui, poi hanno detto... Lui si immagino si poteva tirare come Mammy Long Legs, ma hanno detto, sapete, no? Mammy Long Legs è meglio, e quindi hanno buttato via. Non l'avevo visto. Questo coso gigante, un bron gigante, va bene. Non l'avevo visto. Ok, questo è Mammy Long Legs. Stretch, stretch. Vabbè, guarda mai che sorridente lì. Inquietantissimo. Questo bron gigante. Lo sapevo. Oh, 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 allora è un coniglietto, è un manzo bagni dorato. Perché non me lo fa prendere? Non me lo fa prendere. Kick me Paul. Ah, no, lui è Kick me Paul. A nessuno piaceva. Oh. Scusami, se lui è Kick me Paul e tutti l'hanno deriso e non l'hanno accettato, chi è il giocattolo arancione, scusate? Ok, questo è il Sir Pup, quello che faceva la cacca. Vabbè, non è stato accettato da nessun gruppo. Beh, non era l'idea di un orsetto che fa la cacca. Non so quanto possa piacere ai bambini. Però qui mi sono perso una cosa. Allora, qual è Orange Bot, questo arancione? Quindi c'era un prototipo prima di Mammy Long Legs, ma di fatto non l'ho trovato. E tu chi sei? Guarda che faccia! Ma è bellissima. Daisy? Ah, questo è il prototipo del fiorellino Daisy? Era troppo spaventoso per i bambini. Mamma mia. Bellissimo. I bambini durante la performance si mettevano a piangere. Va bene, ok. Ah, questo serve per prendere questo. Ok, ok. Quindi non possiamo prendere il coniglietto. Ok, dobbiamo attivare questo affare. In qualche modo dobbiamo attivare questo affare, altrimenti non possiamo prendere il trofeo. Scusate ragazzi, vi ho fatto perdere un po' di tempo a leggere tutte queste cose. Ma capirei, ci passerei ore a leggere tutto quanto. Però capisco che potrei annoiarvi. No body's perfect. Ah, no body's perfect. Invece che perfect, perfect. Perché fai un'ape, no? Fai suoni. Be yourself. Be yourself. Perché è un'ape. Io mi chiedo, ma chi è che vuole per compleanno vuole un bron in versione gigante? Ok, qui c'è un cartonato. Ok, c'è un sacco di cose qui, ragazzi. Allora, cerco di non perderci robe. Allora, qui. E ma come lo attivo quel coso? Forse devo dare la carica? Sto coso? No. Ah, qui c'è pure la videocassetta azzurra che ci siamo persi proprio alla grande, perché io non l'ho proprio trovata la videocassetta azzurra. E mi toccherà fare un episodio extra, perché io la cassetta azzurra non la vedo. Qui c'è una porta. Chiusa veramente pure questa. Qui c'è un pulsante brutto. Ok, fogli che dicono questo qua. Ok, quindi... Ah, ok, questo è per andare avanti. Ok, questo... Voce brutta che hai, fiorellino. Ok, qui c'è la leva da tirare. Mi dispiace per questa, che ci siamo persi proprio la grande. Ok, sono delle note di bruciare Kick Me Paul. Povero Kick Me Paul. Call retail store to return. Ok, fare in modo problemi con le shipment, quindi problemi con i viaggi. Lunch with Avery Fry. Ok, pranza con l'Avery Fry. Sono delle note di qualcuno che lavorava qui. Ok, proviamo questa. Ah, eccola, eccola. Fantastico, fantastico, fantastico. Eccola. E beh, ok, 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 vedi, ci avevo preso che bisognava dargli energia a sto coso. Però bisognava tirare prima il... la leva. Veloce, 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 veloce. Vai, opla. Ok, adesso? C'è qualcosa che non quadra, scusatemi. Io faccio questo, no? Ma lo devo trascinare, ma dai. Ma dai, non l'avevo visto. Ma non l'avevo visto che bisognava trascinarlo. Non l'avevo visto, mannaggia. Ecco, adesso prende la statuetta. Già. Già. Eccola qua. Dai,
Eccola qua, è carina, sta detta di Banzo Bunny. Oh, per adesso le siamo trovate tutte, Daisy. Ci mancano un botto ancora. Ok. Non è che serve per qualche altra cosa? Sto vedendo se possa servire a qualcos'altro. No, mi sa non serve. Ah, sì, invece serve per sollevare il Bron. Siamo quasi, ragazzi. Ok, benissimo. Mi dispiace per la cassetta azzurra, ma sicuramente non è qui. Cioè, non penso. Security camera Rich. Completamente a caso. E ci sono pure passato davanti. Ragazzi. Ce ne siamo persi una per adesso, allora mi sa. Vabbè, tanto dovremmo farlo sicuramente l'episodio extra. Oh, un pallone! Fantastico. Ok. Dai. Ma questo non è lo stesso Rick dell'altra del capitolo 1? Vabbè, ha dato dei calci a dei giocattoli. Mi è arrabbiato perché mi sa che l'hanno spostato da un'altra parte e lui non voleva. E quindi ha preso a calci i giocattoli, tipo. Bene, sono contento che ho trovato una videocassetta. Però questo non diceva sinceramente niente di che. Come cosa? Ok. No, questo non l'avevo letto. Rejected da. Questi sono dei prototipi di Mommy Long Legs. Mommy Long Legs Concept 1 e 2 sono stati insomma, sono stati presi, rejected. Too freaky for. Ok, erano troppo spaventosi per il target dei bambini. Il design ha bisogno di un colore di un semplice corpo, un colore semplice per bambini. Va bene, ok, niente, niente. Ok, beh, mazza che dettagli comunque. Lo leviamo. Fai andare. Ok, bello. Ok, va bene. Questa stanza mi mancherà per tutte le cose godoverse che ci stavano dentro. Ok, qui abbiamo due strade. Che qui si va da una parte, dall'altra parte. Ah no, non si può andare proprio, perfetto, ok. Ok, raccomando 30 minuti di esercizio fisico al giorno, ma non lo puoi fare durante gli orari di lavoro. Va bene, ok. Sono incastrato. Questa, ok, serve energia. Vabbè, questo bastava così. No, dai, c'ero riuscito. Così. E poi? Allora, forse. Aspetta, allora. Ragazzi, sapete, io con gli enigmi. Forse devo partire da questa? Aspetta. Devo partire da questa, secondo me. Forse è così? Mamma mia, ragazzi. Ormai ragazzi, gli enigmi con il Tesla non mi fanno niente. Fantastico. Che si è aperto? Portala dietro? Ah, ok. Perfetto. Non l'avevo visto puzzante. Ok. Va bene. Ormai gli enigmi con le Tesla proprio niente. Proprio. Ok, va bene. Possiamo andare avanti. Me lo dovevo immaginare che c'era un piccolo. Momento scary. Ok, qui possiamo andare avanti. Un sacco di scale. Oh, ma dove devono salire questi? Ma scusa, ma come ci arriviamo poi? Scusami, all'altro. Oh. Possiamo
Possiamo dargli le sediate, manco fosse un TLC match, incredibile. Buongiorno. Ah, rieccoci qua. Ah, guarda dove siamo finiti. E quella fu la fine di Banzo Bunny, vabbè. Ma io mi chiedo, ma lei fa produce le ragnatele? Vabbè, sì, è un ragno. Ok. Bene, che avventura. E siamo solo all'inizio. Ok. Secondo gioco, sì, facciamo il secondo gioco, ce la facciamo, dai. Dai, dai, secondo gioco. Questo mi preoccupa già di più perché vedo anche i guati, quindi. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you. Ok. I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy. Ma che è? Allora, la voce di questa tizia, che non so chi possa essere, vabbè, qualcuno che lavora qua, ha detto: mamma è molto felice di te che sei sopravvissuto, insomma, a sto gioco qui. E quindi hai sbloccato il secondo gioco, quindi è proprio costruito per i ragazzini, no? Che posto strano. Oh, guarda, Banzo Bunny. Oh, oh! Dai, 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 che ci arrivo! No, ti prego. Non ci arrivo? No, ma c'è un trofeo lassù? Ah, non è un trofeo. No, ci pensavo fosse un trofeo. C'è sempre stato quel coniglio lassù? No, vabbè. Ok, andiamo. Waka Wagi. Ti prego, fai che non c'è Wagi Wagi Giga. Oh no, sono dei... un Agi Wagi arancione e uno viola. Ci sono tanti Agi Wagi. Grow happy health kids. Ok, fai crescere bene, bambini. Cioè, io ho sempre pensato che i bambini venivano dati in pasta e giocattoli, no? Oppure facevano esperimenti sui bambini. Però dire che i bambini diventavano giocattoli. E poi c'era quell'altra cosa, Sus, mi sembra che abbiamo visto nel primo episodio del capitolo 2, che aveva a che fare coi fiori, col poppy flower. Può diventare parte della una grande famiglia. Ok, qui c'è... oddio, no, ma che sono tutti sti cosi brutti? Guarda quanti Agi Wagi colorati. No, dai, no, che so sti cosi. Perché c'è della sabbia? No, che brutto, che brutto. Ecco fatto. Che brutto. Dove sta? Ah, eccolo. Perché c'è della sabbia? Tutti i calzini, ma questi li mangiavano i ragazzini, l'arena di morte. Designed to assess the extent of your reactionary abilities. Ok, questo è, test è fatto per le reazioni. Will be provided to you for this test. Ok. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy. No, dai, no, che brutto. If one comes out, hit it with your grab pack. No, ti prego. Che incubo. That's all. Good luck. Dobbiamo colpire dei piccoli aghi. No, ti prego. E dove stanno? Oddio. So they could be pulled back when they got too close to the children. Ok. Have fun. Ma lei ci guarda. Ha detto che sono stati nerfati perché facevano male ai bambini. Io non li vedo mai. Ma io non li vedo mai nella vita. Dove stanno? Dove stanno? Ma io non li vedo. Eccolo! Uno! Ma io non li vedo mai nella vita, ragazzi. Voi li vedete? Eccolo. Via. Bestiacce maledette, via. Mi sento tutti attorno a me, ma non li vedo. Via, 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 via. Via. Mi sono cagato. Maledetti. Maledetti voi. Questo è peggio di quello del coniglietto. Peggio di quello di prima, questo. Perché io non li vedo. Non li vedo. Eppure c'ho la luminosità al massimo. Uno. Io non li vedo. Via. Sì, vabbè, ma è possibile. Terzo try. Penso ci moriremo tante volte, ragazzi. Cioè, questi fanno un ruggito e poi ti aggrediscono. Ma io non li vedo. E quello è il problema. Io non li vedo. Cioè, dove sono? Oh, e c'ho la luminosità al massimo. Eppure non li vedo. Uno. No. Due. Oh, oh. Tre. Via.
4. Così devi fa? Io li sento dappertutto, non li vedo. No. Via. 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 Vai via. 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 Vai via. 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 Oh, buono, buono. Via. 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 No! C'ero quasi! Che poi c'ero quasi di che? Non so quanto dura, forse a tempo? Quanto ci devo stare? 10 minuti con queste cose? Dai, questa è la tecnica! Ok, ok, ci siamo. Non bisogna stare fermi un minuto. Non bisogna proprio essere super frenetici. Ok, 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 ok. Ok. Dai, dai, dai. È terribile, questo è peggio. È molto peggio dell'altro. Cioè, è proprio, è terrificante questo. È veramente terribile. Eppure ha la luminosità al massimo, eh. Uno. Due. Tre. Oh, oh. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Non l'ho visto. Non l'ho visto. Ci vorrà un po'. Sto coso, io fermi tutti, ci dobbiamo fermare. Sto oltre i 55 minuti di registrazione. Sta diventando veramente troppo lungo questo video. Allora, ci fermiamo qui. Intanto mi ha salvato qui. Prossima volta sconfiggeremo questi maledetti aghiwaghi. Questi maledetti aghiwaghi piccoli riescono a essere più odiosi di quello grande. Sono veramente fastidiosi. Ci sono morto almeno 7 volte. Ma più che altro è quanto dura? Cioè, dura 2 minuti, 3 minuti, cioè. Al ritmo, quelli alla fine ne escono 10 alla volta e giustamente vieni mangiato. Vabbè, ok.
prossima volta distruggeremo questi Agiwagi. Tanto ci ho messo poco a fare quello del coniglietto, tanto qui me la stanno facendo pagare questi maledetti Agiwagi. Vabbè, ragazzi, che godo sia con voi e ci vediamo nel prossimo episodio.